Attenzione, esiste un servizio che si chiama il call center. Che cos'è? Permette agli italiani di fare, di rilasciare dichiarazioni oppure di lamentarsi dei programmi televisivi. Lo sapevate? Vedi che bel pubblico, uno è morto, eccolo là. Che bella gente, uno si è mosso. Allora noi adesso chiamiamo il call center e ci lamentiamo di quale programma? Libero! Speriamo che ci cascano, perché silenzio assoluto, attenzione, è un numero verde, eh? Ecco, pensate, questo servizio è anche... Benvenuti al servizio RAI, aperto al pubblico. Seguendo le prossime istruzioni, le verranno fornite alcune risposte ai quesiti più ricorrenti, mentre per quelli particolari o per esprimere opinioni potrà oggi l'Italia è tutta così, è tutto registrato, pure quando va al bagno. Per proseguire, prema due volte il tasto asterisco. Se desidera avere informazioni su abbonamenti ordinari alla televisione, prema il tasto 1. Programmi RAI, prema il tasto 2. Selezioni di... Per avere informazioni su programmi e personaggi RAI, prema il tasto 1. Per partecipare a programmi, prema il tasto 2. Per informazioni su programmi e personaggi della televisione, prema il tasto 1. Programmi della radio, prema... Per parlare con un operatore, prema il tasto 9. Le ricordiamo che... Silenzio. Dai, abbassa subito, buonasera. Buonasera. Senta, niente, ho chiamato perché volevo, così, sono un po' indignato, volevo parlare di qualche programma, delle cose che accadono in televisione. Sì, allora, di quale programma? Vuole dare un'opinione? Sì, volevo sì, dare la mia opinione, se possibile. Ok, l'opinione su quale programma? Pronto? Sì, mi sente? Sì, la sento, sì, adesso la sento meglio. Ok. Volevo dire una cosa, io non so se è uno scherzo o cose del genere, ma c'è quel programma che fanno in seconda serata, che trovo che di Mammuzzaro, quel personaggio lì, trovo che sia molto libero. Pesante, non so se, come si chiama? Libero? Sì, sì, trovo che sia molto pesante anche per come usano le donne, la donna oggetto sotto al tavolo, come quel Mammuzzaro, come si chiama quel personaggio lì, i suoi vocaboli, le cose che fa. Io dico, si fa tanta bella televisione, c'è gente come Amedeo Goria, c'è gente come Solenghi, ci sono personaggi televisivi molto bravi, perché diamo spazio a queste persone? Ecco, questo lo sapere, prima di tutto. Allora, io ho un bambino piccolo e so che questo programma va in prima serata. No, va in seconda serata. Ah, non va in prima serata? No, 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 va in seconda serata. Ho capito. Beh, vedo che siete informati, no, va bene, perfetto. Senta, io ho delle dichiarazioni da fare, le ho preparate su un foglio. Sì, mi dica. Attende un attimo. Certo. Può attendere? Certo. Un secondo, eh? Sì. Pronto? Sì, ecco. Pronto? Sì, mi sente? Sì, adesso lo sento. Ok. Allora, intanto volevo sapere, questo Mammucari, Mazzuccari, non so come si chiama, quanto tempo dovrà ancora lavorare il RAI? Questo non lo so, se vuole le do il numero, vediamo se c'è un numero di redazione o qualcosa del genere.
Ah, lei mi può dare il numero di redazione? Vediamo. Sì. Poi lo dico una cosa, signora, mi scusi tanto, ma con tanti programmi belli che fanno, nuovi, originali, perché usare la donna come oggetto? Io preferisco la donna col sedere di fuori, le tette di fuori, che porta le buste. Una vestita sotto a un tavolo è vergognoso. La donna penso che... Scusi, lei preferirebbe stare dentro una sfera di cristallo ben vestita oppure avere un perizoma nel sedere con una busta? Sia gentile. Quella è una cosa bella, almeno in qualche modo la donna lì non è oggetto. Invece vestita stupenda così è oggetto. Ah sì? Penso di sì. Lei che dice, signora? E poi quel Mammuzzari è volgarissimo, Lo sai che la sua voce è uguale a quella di Teo Mammuzzari? Io lo conosco bene. È uguale? A quella di Teo Mammuzzari. La voce? Sì. Ah, lei pensa che io sono Teo Mammuzzari? Alla stessa voce. Sì, certo. Signora, se lei mi vuole offendere, sì. Se lei pensa che parlando così... Mi passa una collega, per favore? Ma come si permette di dire una cosa del genere? Di dire a me che sono... No, la sua voce assomiglia... Sì, ma lei sta scherzando. Ma lei sta facendo sul serio. Io chiamo per dire che i miei figli... Signora! Pronto? Pronto? Ma io non c'è. La richiamo. Pronto? Ma... Aspetta! Ma... Ah, scusa amore, ogni tanto mi dimentico. Flavia! Ecco. Allora, riproviamo. 123, tanto possiamo benissimo pubblicizzarlo. Benvenuti al servizio RAI aperto al pubblico. Sì. Seguendo le prossime istruzioni, le verranno fornite. Adesso mi lamento del servizio RAI. Ai quesiti più ricorrenti. Il call center. Mentre per quelli particolari o per esprimere opinioni, potrà richiedere l'intervento di un operatore. Sì. Per proseguire, prema due volte il tasto asterisco. 1, 2. Se desidera avere informazioni su abbonamenti ordinari alla televisione, prema il tasto 1. Programmi RAI, prema il tasto 2. 2. Per avere informazioni su programmi e personaggi RAI, prema il tasto 1. 1. Per informazioni su programmi e personaggi della televisione, prema il tasto 1. 1. Per parlare con un operatore, prema il tasto 9. Eccolo. RAI aperto al pubblico, buonasera, sono Mario, posso essere utile? Buonasera, sì. Sento, ho chiamato poco fa, ho parlato di una ragazza, mi lamentavo del programma Libero, e la signoria mi ha detto, ma lei è Mammuzzari, ho capito. Lo so, la cosa mi ha divertito un pochino, ma non molto, perché io ho chiamato per fare delle lamentele e non capisco l'atteggiamento della vostra collega. Comunque, posso parlare con lei? Non lo so chi è la collega in questione. Sì, adesso però io voglio parlare di altro. Benedica. Ecco, grazie. Voglio parlare di quel programma Libero. Sì. Allora, io dico, ci sono programmi come La macchina del tempo di Cecchi Paone. Sì. Ci sono dei programmi bellissimi. Perché portare una persona così pesante, volgare, come quel Mannuzzari, Mazzuppari, come si chiama, in un contesto RAI? Ecco, questo spiegate un attimo, perché ho due bambini e sembra veramente incredibile una cosa del genere per la RAI, no? Ho capito, soltanto non so che dire, evidentemente la RAI ha mandato, cioè pensava che una trasmissione del genere potesse essere molto, apprezzata dal pubblico e divertente. Insomma, non la guarda nessuno oltretutto, perché non mi sembra che sta avendo successo, no? Questo adesso non glielo so dire, però lo so. Una curiosità, sta su Rai 2, così intanto segno la sua critica a riguardo. Sì, sì, il programma che poi io non l'ho mai visto, l'ho visto una volta perché i miei figli facevano tardi, ho detto, sì. Ma è possibile che questi non dormono la mattina o non vanno a scuola? Mi sono messo lì, ho visto una puntata, ho visto, questo tocca le tette a tutti, perché poi alla fine va a toccare le tette, si lamenta degli altri, è uno che è incapace, perché alla fine, non lo so, le qualità che ha quali sono, ma io preferisco la Merse, preferisco la Solenghi, preferisco gente come Amedeo Goria, preferisco vedere, ci stanno tanti personaggi, bravi, perché... Evidentemente la RAI, ribadisco, non so che dire, evidentemente queste qui sono tutte quante... come dire, scelte editoriali a cui io cioè più che riportare la sua critica, ecco, non può... Scusi, lei è un padre di famiglia? Come? È un padre di famiglia lei? No, non ancora. Non ancora. Che ne pensa di quello che sto dicendo? Io non ho mai visto la trasmissione, per cui non saprei dire nulla riguardo. Guardo poi... Bastardo. Per cui... Però se mi dice così, evidentemente, forse non è che mi perda granché in ogni caso, quindi non è che mi sento... lo so, infatti non la guardi, sia gentile.
Va bene, comunque un'altra lamentela la posso fare? Mi dica. Mi lamento del fatto che lei non segue Libero. Perché sei Teo? Brava. Vabbè. Beh, ringrazio per l'applauso comunque. Basta. Pronto? Complimenti comunque, eh. Grazie. Chi è che ha detto? Ma chi sei Teo? È la ragazza che l'ha contattato che ha detto: ma lei è Mammucari? Mammucari è bellissimo. Me la può passare? Una regia che non approvano tanto, devo essere sincero. Può passarmi alcune, la signora? Senta, mi può passare la sua collega? Un attimo, gliela passo subito. Buonasera. Sì, grazie, buonasera a lei. Sì, pronto. Ciao. Ciao. Oh, ortati. Ti è piaciuto lo scherzo? Sì, moltissimo. Ci sei cascata all'inizio, eh? Hai detto? Va bene. Allora, senti. Sì. Pronto. Sì, dimmi. Dimmi. Esprimi il tuo, dimmi. Il mio giudizio su di te? No, no, questo no, dico, c'è ricascata? No, assolutamente. No, il tuo giudizio su di me già lo conosco. non sono arrabbiata, è stato uno scherzo carino, non è pesante. Sì, aspetta Teo, perché servono i tuoi requisiti per mandare avanti la telefonata, ti passo il mio collega. No, ciao. No, basta, abbiamo sentito tanto. Volevo farvi i complimenti perché trovo che questo sia un servizio veramente intelligente, utile. Ragazzi, trovatevi un lavoro. Ma io dico, ma come si fa? Ma io... Buonanotte! E salutiamo il call center!